Volevo innanzitutto ringraziare non solo per questo invito il nostro padre arcivescovo, ma anche per l'occasione nella quale mi è stato chiesto di parlare. I sinodi sono stati, dopo il Concilio di Trento, il principale strumento con il quale quel concilio lontano, fatto in un'era molto lontana dalla nostra rapidità di comunicazione e di informazione, è diventato carne e sangue della vita della Chiesa. E forse una delle cose che si può notare e che ci si può, se si può dire così, rimproverare del post-concilio è stato il fatto di non aver avuto la stessa fiducia e lo stesso coraggio di San Carlo Borromeo a quell'epoca nel credere che lo strumento sinodale sia il modo migliore, il modo più alto, il modo più appropriato per riflettere sul concilio. Per cui sono molto riconoscente di questa occasione e voglio dire tutta la mia ammirazione per lo sforzo che state facendo. Quello che dirò è il cosa che potrebbe fare il mio mestiere, sono le cose di uno storico, che fondamentalmente non sono altro che il tentativo di ricostruire e di far visitare un presente lontano, cercando di farne percepire quelle che sono state le caratteristiche e i punti di forza. E allora, parlare oggi del Vaticano II vuol dire misurarsi con un evento che è al tempo stesso una cosa e qualche volta il suo contrario, che ha una caratteristica molto distante da quella. Da un lato il Concilio Vaticano II è, diciamolo, abbastanza lontanuccio. Il Concilio Vaticano II ha la stessa età di Latin II dei Beatles, che qualcuno di voi ricorderà, e un po' come Latin II dei Beatles rischia, come è stato giustamente detto, di essere percepito come di nostalgia, specialmente per chi ai tempi dell'arbitro aveva un'età diversa da quella che c'ha adesso, che vale per quasi tutti. Però il Vaticano II è oggi ed è rimasto più o meno ininterrottamente per questi 50 anni al centro della discussione della vita delle Chiese. È impressionante perché, questo ve lo posso dire appunto con le armi del mestiere, nel 1613, quando il Redentino era passato da 50 anni, il Redentino era già morto e è andato in cavalleria. C'era una congregazione che diceva cosa il Redentino avrebbe detto sulle cose di cui si parlava, si chiamava la congregazione del Concilio. Se andate al 1920, 50 anni dopo il Concilio Vaticano I, il primato e l'infallibilità erano stati scritti nel codice di diritto canonico, amen, chi più si interessava del Vaticano I. Oggi, passati 50 anni, il Concilio continua a essere lì, in mezzo, con tutta la sua forza e con tutta la sua importanza. Questa caratteristica del Concilio viene non solo dai 50 anni in là verso di noi, ma va anche all'indietro. Perché il Vaticano II è un concilio, come forse sapete, che è arrivato al tempo stesso estremamente atteso ed estremamente inatteso nella vita della Chiesa. Per sé erano anni ed anni, decenni, che quest'idea di fare un concilio ronzava nell'aria. Erano tante idee diverse. Gli ortodossi nel 1921 immagino scrivere una lettera enciclica, una lettera di Germano su tutte le chiese, e con la quale si dice: non è mai possibile, le nazioni sono in grado di fare la società delle nazioni, quella che poi diventerà l'ONU, e le chiese non sono capaci di fare una società delle chiese, un parlamento delle chiese, un concilio delle chiese nel quale incontrarsi. Qualche anno prima Monsignor Bonomelli aveva scritto al Papa Pio X nel 1909 dicendo di guardi santità che
che la situazione è difficilissima, qua non bastano delle condanne, qua ci vuole un concilio. Negli anni 40 i grandi capi della curia romana propongono a Ludovicesimo di fare viceversa un concilio con tutte e solo le condanne, una specie di enciclopedia, un bignamino di tutte le condanne fatte da Napoleone fino a Pio XII incluso. Per cui questa idea che ci potesse essere un concilio era una cosa che nell'aria c'era. C'era anche un aspetto tecnico, il Vaticano I non era mai stato chiuso. I vescovi avevano tagliato la corda perché era scoppiata la guerra tra la Francia e la Germania. Due mesi dopo arrivano i bersaglieri a Roma e il concilio non si finisce. Per cui il Vaticano II era un po' nell'aria. Quando Giovanni Paolo viene eletto il 28 ottobre del 1958 per fare il Papa, quello che ci si aspetta da lui è tutto tranne che il concilio. Tutto tranne che il concilio. Giovanni Paolo, con rispetto parlato, viene eletto perché muore in tempi brevi. Questo è la cosa che ci si aspetta da lui. È quello che si chiama, con il linguaggio un po' sfumato di queste circostanze, un papa di transizione. Dopo i papati lunghi si fanno dei papi di transizione. Adesso lo dico per rispetto ai capelli bianchi, e poi Giovanni aveva 77 anni, non preoccupatevi. Era perché negli anni 50, 77 anni, era come 92 oggi, era distante dalla chiesa media di Pisa come 92 anni oggi. Era come se al posto di Ratzinger fosse stato eletto papa un 92enne. È chiaro che non ci si aspetta da lui un papato pieno di cose. Non solo. Papa Giovanni era stato eletto perché rimettesse a posto due o tre cose, soprattutto in curia. C'erano incarichi vacanti, mancava il segretario di Stato, alcuni cardinali avevano troppi compiti, per cui si aspettava che rimettesse un po' in ordine le cose, confidando su quest'uomo con una grande esperienza diplomatica e una buona e un buon atto pastorale. Ci si aspettava che quest'uomo mettesse a posto queste cose senza dare troppa noia. Ce la aspettava talmente tanto che la segretaria di Stato, le prime settimane, gli scrive tutti i discorsi che lui deve dire. E a un certo punto lui risponde alla segretaria di Stato dicendo che lui è Papa Giovanni e non Papa Gallo. Per cui quello che deve dire ci può pensare anche per conto suo, che pensa di potersela cavare. 100 giorni dopo che è stato eletto, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, non solo annuncia un concilio, ma annuncia un concilio che ha dei caratteri totalmente diversi da quelli che erano stati i concili della Chiesa Cattolica, della Chiesa Latina e della Grande Chiesa. Il concilio è un'invenzione costantiniana del IV secolo e il concilio normalmente lo si convoca quando c'è un pandemonio, un'eresia, una grave crisi, uno scisma profondo, l'esigenza di fare delle definizioni dogmatiche importanti che richiedono la messa in gioco dell'intero collegio episcopale nella sua capacità di definire le verità cristiane in modo infallibile. Il Vaticano II non nasce sull'eresia, non nasce con l'idea di fare delle condanne, non nasce con l'idea di fare delle definizioni, anzi, Papa Giovanni continuerà a dire per 3 anni in maniera piuttosto pignola che il concilio non deve fare delle condanne e non deve fare delle definizioni. Questo ha un qualche rilievo anche per voi come assemblea, anche per voi come sinodo, perché un'assemblea che ha autorità sulla Chiesa, come un'assemblea sinodale, cosa fa se non fa delle condanne e non fa delle definizioni? Come si esprime? Che natura ha? E in questo Papa Giovanni fa fare un'enorme scoperta, come tante scoperte importanti della Chiesa, riscopre nel tesoro
le cose antiche e dimenticate nel tempo, un'assemblea cristiana autorevole fa una professione di fede. Fa una professione di fede, dice la fede. E nel dire la fede la dice perché riceve il dono dello Spirito. Nel dire la fede riceve il dono dello Spirito, riceve il dono dello Spirito per dire la fede. E questa idea che il concilio, la sinodalità, il sinodo è un atto di culto, è un atto di culto, lui la dice con una formula diventata molto famosa, dice che il concilio dovrà essere una nuova Pentecoste. Una nuova Pentecoste. Credo che cominciate a capire perché questo concilio, così atteso e così inatteso, continua a lavorare all'interno della Chiesa fino ad oggi. Non è che lavora all'interno della Chiesa fino ad oggi perché era come una specie di grande manuale di cose da fare, un manuale di elenchi di cose da fare con le crocette, e non abbiamo finito di fare crocette sulle cose da fare. Non è per questo che il Vaticano II è vivo dentro la vita della Chiesa. È vivo perché ha messo in moto quell'esperienza della nuova Pentecoste. E quando Papa Giovanni l'annuncia, il concilio, poi quando vedo che siete stanchi vi racconto una cosa divertente, e quando Giovanni l'annuncia questo concilio, l'annuncia con delle parole assolutamente inaudite, nel senso stretto, che non si erano mai sentite. Papa Giovanni c'è questa leggenda che è il Papa buono, no? Dove Papa buono vuol dire che era buono, ma era un po' stupidino, però era buono, mica tanto, sapeva benissimo cosa faceva e cosa diceva. Papa Giovanni annuncia un concilio dicendo che il concilio sarà un concilio generale, era l'espressione normale del Medioevo cristiano, un concilio generale, e questo concilio generale vuole che vengano invitati i fedeli delle altre chiese e che questi fedeli delle altre chiese partecipino con noi a questo convito di grazia. Un concilio generale a cui partecipano le altre chiese, e questo concilio è un convito di grazia. Papa Giovanni ha delle idee molto chiare, molto molto chiare. Aveva l'idea che il concilio doveva essere un concilio che rappresentava un momento di unità. Lo rivirà aprendo il concilio. Un'unità, dice lui, triplice: l'unità dei cattolici, l'unità dei cristiani fra di loro, l'unità del genere umano. E cercate di immaginarlo come se fosse una cosa fisica. Non è un'unità di tipo piramidale, dove c'è l'unità dei cattolici, poi si scende, c'è l'unità dei cristiani, poi c'è l'unità del genere umano. È un'unità di imbuto, in cui l'unità dei cattolici serve ad attrarre, a creare una forza di compaginazione dentro la storia. Il concilio, ma io credo questo valga anche per il vostro sinodo, vale per la sinodalità in generale, l'esperienza conciliare è un'esperienza di comunione. E questa esperienza di comunione semina all'interno del tempo e dello spazio, semina l'energia della comunione, la capacità di costruire la comunione, di farla funzionare. Questo al Vaticano II è talmente vero che il Vaticano II riesce ad interpretare, prima che ci sia, quella che è una grande attesa di tutto il mondo. Noi oggi abbiamo un'idea stupida alla Bruno Vespa della storia degli anni 60. No, gli anni 60 sono quelli dell'ottimismo, per l'appunto, dei Beatles, dei figli dei fiori, delle gonne di ieri, dei capelli lunghi e quelle robe lì. In realtà il Vaticano II viene annunciato quando ci sono ancora i cannoni in Corea, viene preparato mentre si mette il cemento
del muro di Berlino e viene incominciato 4-5 giorni prima che si arrivi a un millimetro dalla terza guerra mondiale. Quando il Vaticano II è al giorno 8, Arthur Schlesinger porta al presidente Kennedy un foglietto con scritto come andrà. C'è ancora, lo potete vedere online nel sito della Kennedy Library di Boston. Foglietto di Schlesinger che dice: signor presidente, se facciamo la guerra ci sarà 1,5 miliardi di morti e vinceremo noi. 1,5 miliardi di morti e vinceremo noi. In Puglia non ne restava uno, vi avviso, c'erano i missili, non ne restava uno. Quindi consideratevi tutti figli della pace del Ferris, adottivi. Il Vaticano II in questo clima terribile, più terribile di quello che viviamo oggi, molto più terribile di oggi, in questo clima terribile immagina che la Chiesa possa essere quella che dice le parole di speranza ad un mondo cupissimo, ad un mondo che non vede altro che la guerra. Questo mondo cupissimo era talmente cupo che era arrivato fin dentro la Chiesa. Quando nel maggio del 1963 l'allora giovane Monsignor Casaroli, che è un funzionario della Segreteria di Stato, poi da grande diventerà cardinale e segretario di Stato, riesce ad andare in Ungheria per la prima volta in un paese dell'est e riesce a parlare per la prima volta con il cardinale Vincenti, che era prigioniero per la rivolta di Budapest dentro l'ambasciata americana, rimane sconvolto perché Vincenti gli dice: quando ci sarà la guerra contro l'Unione Sovietica? E Casaroli gli dice: che il Signore ce ne scampi. E Vincenti si alza e gli dice: vada retro Satana. Perché l'idea di non fare la guerra all'Unione Sovietica la considerava come una cosa terrificante da cui rimanere lontano. Quindi in questo clima così cupo il Concilio e la Chiesa riescono a raccogliere un'attesa di speranza, di pace. Rispetto al Concilio così fatto, la difficoltà che noi oggi abbiamo è quella di doverci misurare con una certa pigrizia, cioè una certa abitudine a leggere il Concilio con degli stereotipi, con delle frasi fatte, con delle formule brevi, che sono, credo, abbastanza note, ma credo abbastanza pericolose. Sono abbastanza pericolose perché il Vaticano II è un evento complesso nel quale ci sono dentro tante cose. Non è un piccolo ritiro che dura 2 giorni, è un evento lungo, ha una lunghissima preparazione, lunghissima e inutile, una preparazione lunghissima, inutile e incomprensibile. Lunghissima, inutile e incomprensibile. Perché Papa Giovanni, dopo aver detto che doveva essere la nuova Pentecoste, l'incontro col volto di Cristo, il convito di grazia e così via, lascia che tutti i documenti preparatori del Concilio vengano scritti da delle commissioni formate dai teologi della Curia Romana, che avevano in mente esattamente il bignamone delle condanne e che scrivono il bignamone delle condanne. Sembra che Papa Giovanni nemmeno per una volta li fermi. Questo a me sembra una cosa difficilmente comprensibile e spiegabile, perché noi siamo abituati a un'idea molto politica della vita della Chiesa, no? Nella quale si giocano i pareri e le opinioni. Invece Papa Giovanni lascia che questi scrivano tutto quello che vogliono. C'è soltanto un momento in cui si diverte, ma lì non è una questione di giochi, è un classico scherzo da prete fatto da un Papa, perché il
perché Ottaviani gli porta l'elenco dei teologi da nominare nelle commissioni preparatorie. E, sapendo che era stato nunzio in Francia, un cane che conosceva bene queste questioni, gli dice: naturalmente non ci sono né Congar né De Lubac, che erano i due teologi che poi Guitila farà cardinali, da vecchi che erano stati condannati all'inizio degli anni 50. E Pogevalli gli dice, quando gli dice non ci sono né Congar né De Lubac, Pogevalli gli dice: ma perché no? Anzi, i Congar e De Lubac vengono nominati nella questione preparatoria e sono sbalorditi perché non capiscono per che cosa li hanno nominati. Pensano che li abbiano nominati per metterli ancora più nei guai di quanto già non fossero. Bene, questa preparazione lunga e totalmente inutile, incomprensibile, arriva al momento del concilio a generare un evento che è a sua volta abbastanza lungo e a sua volta con delle grandi sorprese. Qual era l'idea dei capi di Castero della Curia Romana? Era più o meno questo, io la caricaturo un pochino, però era più o meno questa qua. Vabbè, il vecchio ha avuto l'idea di fare il concilio, pazienza, non ci si può fare niente, gli è scappato dentro, adesso bisogna fare. Lo facciamo concimare a noi, poi chiamiamo tutti i vescovi, li mettiamo a sedere e gli diciamo: adesso vi facciamo vedere le cose a cui votare sì. Questo vi piace? Sì. Questo vi piace? Sì. Dopo che hanno detto 70 volte sì, li si manda a casa, fine del concilio. Fine del concilio. Si incomincia a ottobre del 62, la tirano un po' in lungo sperando che la provvidenza di una mano, la provvidenza non gli dà una mano, e ottobre del 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 settimane, per l'Immacolata, tutto finito. Si è fatto il bignamone delle condanne e in corso a storia del Piano II almeno ce la siamo cavata. Il Vaticano II comincia l'11 ottobre del 62 e finisce l'8 dicembre, sì, ma del 1965, con un ricambio, per darvi un'idea, l'assemblea è fatta di 2500 vescovi, dei quali ce ne sono 1000 alla fine che non sono entrati all'inizio, nella quale ci sono 5000 teologi, fra una storia e l'altra, fra periti privati e non privati. E in questa immensa assemblea, anziché dire sempre di sì, per prima cosa dice il primo giorno di no. Dice che non vuole che le commissioni preconciliari diventino commissioni conciliari, quindi non vuole che chi ha preparato il concilio decida del concilio. Eleggono nuove commissioni nelle conferenze episcopali e incominciano a riscrivere completamente la preparazione. Sarà sotto Paolo VI che tutto questo lavoro verrà pian piano a condensarsi in quelli che sono i documenti. All'inizio del Vaticano II c'è soltanto una persona che si aspetta che vada così, che è Papa Giovanni. Dopo ve lo faccio sentire per la fine, e vi ricorderete tutti quanti il discorso della Luna. Tutti quanti se lo ricordano per la frase sulla carezza ai bambini, naturalmente. Però nel discorso della Luna ci sono due o tre cose fantastiche, fantastiche. La prima cosa è quella che dice all'inizio. Dice: noi chiudiamo oggi una giornata di pace. Di pace. Che è esattamente l'idea del Concilio e del Sinodo come unità. La pace fra la Chiesa e il mondo, la pace tra la Chiesa e la Sacra Scrittura, la pace tra il Papato e l'Episcopato, la pace, mettere in moto le energie d'unità. E poi alla fine dice, con l'aria un po' furbina, dice: forse non finiremo di discutere tutto entro Natale. È una cosa che nessuno si aspetta. Se l'aspetta talmente tanto nessuno, che i grandi teologi, quelli che diventeranno i
Concreto e Vaticano II, scrivono uno dei testi più belli del Concilio, documento dimenticato, anche nell'elenco che avete fatto voi dei 16 è dimenticato. Dunque nel Concilio non sono 16, sono 19. Ci sono le costituzioni, le dichiarazioni, i decreti, poi ci sono il messaggio al mondo dell'inizio, i messaggi finali e la levata delle scomuniche fra Roma e Costantinopoli. Scrivono un messaggio dicendo almeno facciamo qualcosina che possa andare avanti. Bene, in questo concilio fatto così, così complicato al suo interno, la cosa che è stata fatta qual è stata? Quella di ridurlo a poche cose, di ridurlo a una specie di piccola miniatura di cui conta soltanto il destino, il concilio tradito, l'ermeneutica del concilio, l'interpretazione del concilio, e il concilio perdito la tradizione, e il concilio che non doveva essere così ma cos'ha, che sono tutte le cose che si sono pian piano stratificate nella memoria, fino qualche volta a farci dimenticare quella che è stata quella caratteristica del concilio. Allora, rispetto a questo, credo che riflettere oggi sul Vaticano II vuol dire riuscire a mettere da parte con delicatezza, perché non sono cose stupide o banali, però a mettere almeno per un momento da parte tutto questo e riprovare a misurarsi con quella che è quell'esperienza là del Concilio. Quando il professor Berigo e io e alcuni altri portammo il primo volume della storia del Vaticano II, che abbiamo fatto alcuni anni fa, che adesso stiamo ripubblicando dal Mulino, lo portando a Giovanni Paolo II, il Papa ci ricevette e poi alla fine, accompagnandoci alla porta, era contento, temeva che fosse un commentario del Vaticano II, cosa che lo distruttivo un po' perché aveva scritto lui un commentario del Vaticano II. E era contento che fosse una storia, e quando uscimmo ci disse: sapete, noi siamo entrati in concilio con una testa e una mitria, e quando siamo usciti era uguale solo la mitria, che è esattamente l'esperienza che hanno fatto i vescovi del concilio, l'esperienza di una di un grande momento nel quale la testa cambiava, e cambiava non per fare del marketing cristiano, non per rendere il prodotto cristiano più appetibile a un mondo moderno al quale, insomma, certe cose non si possono dire perché si offende, ma un cambiamento della testa per essere più fedeli al Vangelo, più fedeli al Vangelo, per scoprire la possibilità che c'è sempre nella vita cristiana di un progresso, di un cammino nel peregrinare. Mettere da parte questa superfetazione di letture del concilio e concentrarsi sul concilio come evento, credo è molto importante per riuscire a percepire quello che il concilio è stato. Quel concilio come esperienza di unità, come messa in moto di energie di unità. Durante il concilio questa messa in moto di esperienza e di energie di unità è avvenuta attraverso dei conflitti tremendi. Il concilio, è come il rugby, non è uno sport per signorine, anche il sintomo di avviso non è uno sport per signorine. Nel senso che se lo si fa sul serio, se si gioca sul serio al gioco del concilio, quello che si accetta di mettere in gioco è l'intera propria esistenza, la più profonda delle proprie condizioni. Non sono cose come fare le licenze commerciali in un possibile quartiere, dove si media. Sono cose nelle quali entrano in gioco dimensioni meditative profonde, dimensioni esistenziali profonde, e dunque sono luoghi dove c'è un conflitto aspro, anche a volte molto, molto aspro. Molto, molto aspro. Che non deve meravigliare nessuno, non deve scandalizzare nessuno e deve essere superato attraverso quelle che sono le procedure della Chiesa Cattolica, sono sempre un'altra cosa. Bene, uno dei problemi che il Vaticano II ha è quello che, per come è stata la regola della discussione, si interviene in ordine di età ecclesiastica.
andava a finire in qualche momento dell'assemblea conciliare che sembrava che il concilio fosse diviso esattamente a metà, come una mela, metà favorevoli a una cosa e metà contraria, metà favorevoli a dire che andava condannato l'antisemitismo di tutti di sempre, metà contraria, metà favorevoli a dire che la Chiesa Cattolica doveva prendere distanza dal Magistero dei Papi dell'Ottocento e dire che la libertà della coscienza è un valore in sé, non quando la coscienza dice le cose che vanno bene, è un valore in sé, metà e metà. E poi invece, quando si andava a votare, si scopriva che i voti erano 2096 contro 34. E il caso più clamoroso è quello che riguarda la collegialità episcopale. C'è la caratteristica che ciascun vescovo ha per la consacrazione che riceve per diritto divino di partecipare al governo della Chiesa universale. È una di quelle cose del Vaticano II di cui non si è incominciata neanche l'applicazione. È una delle cose che altrimenti è un'applicazione zero della Chiesa Cattolica. Bene, molti erano convinti che quelli che parlavano contro la collegialità fossero la metà dell'assemblea, erano 34. 2000 erano, 2000 voti erano a favore. E dopo questo perché qualche volta noi oggi rischiamo di pensare al Vaticano II esattamente come pensavano quelli che guardavano l'assemblea. Cioè, in fondo, di accettare quella specie di piccolo ricatto, benevolo, innocuo, che viene da qualche ambiente, che tende a far pensare che la Chiesa Cattolica oggi è divisa a metà. Metà è contenta del Concilio e metà è scontenta del Concilio. Metà è grata a Dio perché il Concilio c'è stato e metà continua a pregare Dio perché la liberi dal Vaticano II. Allora, cercare di riprendere un contatto con quello che è l'evento come tale del Concilio vuol dire anche riuscire a rendersi conto che oggi non è così. Non è così. La Chiesa Cattolica oggi non è divisa a metà tra chi è contento del Concilio e metà scontento del Concilio. La Chiesa Cattolica ha una piccola minoranza che è scontento del Concilio. Sì, è vero. Sono quelli lesbiani, tradizionalisti, questo tipo di cose. Si poteva evitare di condannarli, è stata fatta la condanna, non toccava a noi decidere, quindi va bene comunque, e meritano rispetto, molte delle cose che dicono sono insopportabili, alcune delle cose che dicono sono innocue, alcune delle cose che dicono possono anche far piacere, quando parlano degli ebrei sono particolarmente insopportabili per i miei gusti, e, però bisogna sapere che sono una piccolissima minoranza. Oggi il Vaticano II è al centro della Chiesa perché rappresenta ancora il suo punto di unità. Il suo punto di unità. Il suo punto di unità, in un senso, e cerco di spiegarmi, poi ho quasi finito, e il suo punto di unità in un senso prettamente cattolico. L'unità cattolica non è la stessa unità del Partito Comunista della Repubblica Popolare Cinese, è leggermente diversa per fortuna nostra. È un'unità nella quale ci sono dentro opinioni molto diverse, ma che sono capaci di dialogare le une con le altre, sono capaci di ascoltare le une dalle altre, perché in questo esercizio dell'ascolto la Chiesa diventa capace di leggere, come diceva il Concilio, i segni dei tempi, cioè non quelle cose che devono insegnarci un linguaggio politico all'incorretto, ma quelle cose che stanno nella società, nel tempo, nella storia, nel costume, nella mentalità e che parlano alla Chiesa del Vangelo. Bene, oggi il Vaticano II è il punto di unità della Chiesa Cattolica, con tante differenze di opinione. C'è chi trova la mancanza di collegialità una cosa stupidamente insopportabile, c'è chi la trova una cosa che è stato giusto fare così. Va bene, e di questo bisogna parlare. E il rapporto con la scrittura, c'è chi è convinto che quello che è stato fatto per rimettere la Bibbia al centro della formazione dei preti e della vita dei fedeli sia stato troppo e chi è convinto che è stato troppo poco. Va bene,
parlare. Però i punti centrali e cruciali del Concilio sono quelli lì. Sono quelli lì. Concilio che, e poi quasi finito davvero, concilio che concilio che può essere letto in due modi. Il testo del concilio è proprio per il fatto che si trattava di fare una rieducazione mentale così profonda, cioè di reimparare a parlare senza dire condanna e di reimparare a parlare senza dire definizione. Era come una specie di logopedia della Chiesa, forse anche con la L maiuscola. Per imparare a parlare senza le condanne e senza le definizioni, il concilio è stato piuttosto lungo, perché lo secondo è lungo, ha dei testi molto lunghi, ha dei testi che hanno ciascuno una sua storia, sono come i figli di una famiglia numerosa, sono 19 figli, figurate. E ciascuno ha la sua particolarità e la sua vicenda. Se voi leggete il capitolo terzo della Lumen Gentium, quello sulla collegialità, trovate un testo tutto attorcigliato, dove c'è scritto che la collegialità è sempre con Pietro, ma è senza Pietro, sotto Pietro, che nel capo la cui giurisdizione viene messa in ombra, perché lì c'è stato un momento di scontro molto forte e molto netto. Se leggete Lumen Gentium 8, uno dei testi più belli del Vaticano II, secondo me, è quella sulla proprietà della Chiesa, si dice con una limpidità cristallina, che sembra un verso di Eugenio Montale, si dice che come Cristo ha compiuto l'opera della redenzione attraverso la persecuzione della povertà, così la Chiesa. E quello così la Chiesa dice tutto in tre parole, che non sono anche due addirittura arrivate. Così la Chiesa. Allora, questo grande insieme di cose che sono i documenti conciliari hanno due modi di essere letti, che si sono affermati nel corso del tempo e che hanno portato dal punto di vista generale letture molto diverse. Uno è quello di leggere il concilio come un corpus, un po' come si fa con in certe letture con la Bibbia, cioè di leggerlo tutto nell'insieme. Perché al secondo non va letto in questa prospettiva e dentro i testi, ma va letto nei suoi grandi assi, perché è inutile stare a cercare le frasi sull'unità, le frasi sulla gerarchia della verità, le frasi sulla signoria della parola, le frasi sullo statuto di chiesa delle altre chiese, perché sono tutte dentro dei testi molto complicati. Allora ci vuole una mediazione che prende il testo come corpus e lo metta in luce e qualcuno dica quelle che sono le cose che Vaticano II dice. E poi c'è un'altra possibilità di leggere il concilio che mi ha colpito nella formula che avete usato per la preghiera di questa sera, è quello di cercare di trovare dentro al concilio quelle che sono delle punte chiarificanti. Perché con la scrittura si fa così, la si legge come corso, poi ciascun frammento del testo contiene tutto quello che è necessario che ci sia. E dobbiamo trovare lì dentro quelli che sono i punti forti del Vaticano II. E fra i punti forti del Vaticano II ce ne sono due, secondo me, che hanno un significato particolare, se posso permettermi di mettere becco in cose che non mi riguardano, e due che hanno un significato particolare per un'assemblea sinodale. Uno che riguarda la forma eucaristica della Chiesa e l'altro che riguarda la gerarchia delle verità. Se voi leggete la Costituzione Sacrosanto Concilium sulla liturgia, troverete anche lì un testo molto frammentario, perché è a metà una serie di istruzioni su come avviare la forma liturgica e una parte di considerazioni di teologia sulla Chiesa. Ma una cosa che è chiara nella Costituzione liturgica è quella che non è possibile definire
il rapporto tra la Chiesa e l'Eucaristia, se non come un rapporto a due direzioni. Certo, la Chiesa che celebra l'Eucaristia, l'Eucaristia non si celebra da sola, non è un luogo di pellegrinaggio, l'Eucaristia non è la Mecca, l'Eucaristia è solo una comunità che celebra il ringraziamento e la memoria della passione, morte e resurrezione di Gesù. Però non è anche il contrario, anzi, è più bene il contrario della prima cosa. L'atto stesso di celebrare l'Eucaristia ordina la Chiesa, mette in ordine la Chiesa, dà ciascuno il suo significato. C'è una bellissima intervista di Enzo, di Sergio Zavoli, mentre si discute la questione liturgica, dove lui va a domandare in giro per la città chi è il vescovo, perché questo è uno dei punti centrali della riforma liturgica. La riforma liturgica dice chi è il vescovo, e dice che il vescovo è quello che presiede alla carità, che presiede la liturgia come presidenza della carità. E il prete è quello che a suo nome la presiede della comunità, e la comunità è quella che viene raccolta per l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per fare la celebrazione, e viene questo passo. Ed è molto bello perché negli anni 60 la domanda secondo lei chi è il vescovo, la maggior parte delle persone risponde secondo me un'ora la persona. E questo è un po' il rischio che si corre anche oggi, cioè che si pensi al vescovo come a una figura, diciamo così, che ha un valore simbolico, etico, morale, no? Il vescovo è bravo, no, il vescovo è una persona, e la Santa Concilio invece cerca di dire che il vescovo non è soltanto una persona, il vescovo è quello che fa quella cosa lì, e quella cosa lì è quella che mette il vescovo nella sua dimensione più propria, dove il vescovo fa un milione di altre cose, ma sono tutte dalla 2 al milione. E il fedele, laico è una parola un po' ingiuriosa, diceva San Pier Damiani che laicus est nomen omnia, il fedele che partecipa del sacerdozio di Cristo, scusate se può, come fate a essere laici, partecipare al sacerdozio di Cristo, poi qualcuno me lo spiegherà, però ci deve essere una spiegazione, e il fedele è uno che fa tante cose, o non fa tante cose lo stesso, ma è quello che fa parte di quell'assemblea di culto, lo stesso per il presbitero, per il diacono, per tutto quello che c'è dentro la Chiesa. E finisco. Tutto questo doveva servire, spero, a suscitare due tipi di riflessione. Prima cosa, il Concilio ha tantissime cose che non si è neanche incominciato a fare. Citavo la collegialità episcopale perché è la più clamorosa. Tutti erano convinti che quella lì fosse la cosa più importante. I due più secchioni del Concilio, Rahner e Ratzinger, scrivono un libro insieme sulla collegialità, perché essendo secchioni pensano che quello sia la cosa più importante. Niente. Di quello non si è visto ancora niente. Niente. Nonostante questo, ci sono delle altre di cose così, anche quel così la Chiesa della Povertà è rimasto un po' di appeso per aria, come una nuvoletta. E in questo, nonostante tutto questo, nonostante, bisogna dire l'altra cosa importante è l'Eucaristia, che è la gerarchia delle verità. Anche la gerarchia delle verità è una cosa che dobbiamo ancora cominciare a fare. Perché il Vaticano II dice che tutte le verità sono verità, ma le verità hanno una gerarchia fra di loro. Ci sono verità che hanno un rapporto più immediato e diretto con quella che è la verità di fede, e ci sono verità che hanno un rapporto meno immediato e meno diretto con le verità di fede. Tanto per essere precisi, la confessione della fede trinitaria, che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, questo ha un rapporto immediato e diretto con l'annuncio cristiano. Non è possibile introdurre nessuna forma di attenuazione, ritocco o discussione su delle modalità. Non c'è nessuna modalità della fede trinitaria. È la fede trinitaria, punto. Il ministero del Vescovo di Roma, lo dice
il Curriculum Sint di Giovanni Paolo II del 96, invece quello che è l'esercizio del primato, dell'infallibilità, dei poteri di giurisdizione del Papa, questa delle forme di esecuzione, e va messo in un qualche ordine. Anche su questa questione delle gerarchie delle verità c'è un po' di confusione ogni tanto, perché sembra che la verità numero uno sia quella di cui si parla di più sui giornali, che non credo che sia un buon criterio, però io vorrei tante cose su cui il Vaticano II ha ancora qualche cosa da insegnare alla Chiesa. Bene, però detto questo, detto che ci sono cose importanti, cose non fatte, cose intonse, cose da reiniziare, però credo che sia importante avere verso il Vaticano II un atteggiamento di gratitudine, che sia importante in questo momento e per voi in questa circostanza riuscire a percepire la quantità e la qualità del debito, non solo spirituale, anche proprio il debito storico che avete rispetto al Concilio. Senza Vaticano II, qui questa sera non ci sarebbe nessuno, questa chiesa non sarebbe rotondina, il vescovo non sarebbe seduto qui con una persona normale ad ascoltare delle persone che parlano, perché sarebbe contrario alla sua dignità. Le signore possono accomodarsi e viene questo passo. L'esperienza che la Chiesa oggi fa è un'esperienza che ha un debito profondissimo, e non dire la riconoscenza è sempre un atto pericoloso per chi omette di dire la riconoscenza. Ma torno sul discorso della Luna e sulla giornata di pace. Quando finisce il Vaticano II, quando finisce la prima giornata di Vaticano II, come sapete, Papa Giovanni fa quel discorso, la fiaccolata, discorso che non era atteso perché non doveva parlare, poi è Papa Villa che lo convince, che lo inganna, lo fa andare alla finestra, lui si commuove e allora si fa mettere la stola e fa il discorso a braccio. E un discorso non preparato, assolutamente non preparato, lo dice così alla impronta. Tra l'altro, come capita a una persona molto anziana, quando è tardi da sera, parla la lingua materna vera, quindi parla un po' di dialetto bergamasco. A un certo punto dice che è un spettacolo che neanche la Basilica di San Pietro aveva visto. Dice un spettacolo. E in quel discorso ci sono però alcune cose, secondo me, molto importanti, che dicono la ragione di quella gratitudine. Quell'idea del Concilio con una giornata di pace, di tutto il Concilio con una giornata di pace, è una cosa sulla quale credo si deve e si può molto, molto riflettere. E si può riflettere anche su quella cosa che dice Papa Giovanni quella sera, che è una cosa che nessun Papa aveva detto nei 1900 anni precedenti e nessun Papa aveva più detto poi. A un certo punto, se vi ricordate, adesso ve lo faccio sentire, lui dice: la mia persona conta niente. È un fratello diventato padre per volontà di Dio, e qui dice la cosa più importante di tutte, dice che fraternità e paternità, tutto è grazia di Dio. Questo secondo me è molto significativo, perché dice cosa voleva dire per Papa Giovanni la nuova Pentecoste. Non voleva dire una cosa fatta di tecnicalità teologiche, di formule molto arrotolate e furbe. Papa Giovanni è un uomo di tradizione fiorentina in senso pieno. Papa Giovanni non è che fosse contrario al clergine, era contrario alla talare portata senza cinta. Mi spiego? Cioè, trova sbagliato che i preti portassero la talare senza portare la cintura. Sopra, che sarà già una maleducazione, non so portare. Non era uno che inventasse delle cose così, ma capisce che questo modo di rimettere in gioco la comunione porta alla Chiesa una capacità più profonda di conoscere la verità cristiana, una capacità più profonda di conoscere il Vangelo, perché della Chiesa, per i problemi difficili, dice un antico adagio, c'è l'autorità, per quelli difficilissimi c'è la comunione. E l'esperienza di comunione, quella concedia
quella sinodale che voi fate e farete la cosa che c'è. Prima di finire vi faccio risentire il discorso della luna così vi divertite.